Oh, fermatevi appena avete un dubbio, ma è molto importante. L'importanza della messa a punto dell'arco è stata valutata. La messa a punto non ha influenza sulla precisione del tiro. Beh, è una provocazione, ovviamente, però voi sapete che se abbiamo una macchina tira frecce e ci mettiamo qualsiasi cosa che mettiamo sopra, è solo una questione poi di spostarla per farla andare al centro. Quindi diciamo che è più la messa a punto arco arciere che ci interessa. Per capire quanto sia importante la messa a punto occorre definire esattamente cosa è e cosa non è la messa a punto e cosa influenza il risultato di un tiro. Tanto per cominciare, la messa a punto consiste nell'eseguire alcuni aggiustamenti ad uno o più componenti dell'arco e dalla combinazione arco, freccia e arciere per ottenere il miglior risultato in base alla propria tecnica di tiro. La messa a punto, in particolare quella della freccia e del bottone, cerca di ovviare all'influenza sull'impatto della freccia che hanno delle imperfezioni del tiro, dell'arciere, soprattutto rilascio, ok? Il rilascio della freccia. Il solo motivo per cui si deve fare la messa a punto è quello di migliorare il risultato dei tiri non perfettamente eseguiti. È ovvio, se siamo delle macchine non sbaglieremo. I tiri ben fatti colpiscono dove si mira, tiri non perfettamente eseguiti possono colpire dove si mira se la messa a punto è ben fatta, tiri mal fatti non colpiranno mai dove si mira, per quanto sia accurata la vostra messa a punto. Tanto per mettere un cappello alla cosa. La messa a punto non ha alcuna relazione con la precisione del tiro, ma solo con le prestazioni dell'arco e col suo grado di tolleranza all'errore. Quindi, adesso poi che parleremo, perché io vedo tantissimi istruttori, anche nella mia società, tra parentesi, che quando qualcosa non va all'arciere, se non ci prende una larga parolata, facciamo la messa a punto. Ma benedetto ragazzo, stai facendo la messa a punto quando uno tira male, perché è peggio del peggio. Il paradosso della messa a punto è questo: se la messa a punto è rilevante se si ha una buona tecnica di tiro, ma se si ha una buona tecnica di tiro la messa a punto è irrilevante. Se si esegue il tiro allo stesso modo anche l'arco lo farà, comunque sia la sua messa a punto. In questo caso le variabili sono solo la programmazione mentale dell'arciere, cioè cosa effettivamente sta pensando di fare. Per contro, la messa a punto di un arciere di media capacità è importante in quanto permette di ottenere il massimo dall'arco, permettendo di compensare alcune lievi imperfezioni della tecnica di tiro. Ovviamente solo se si ripete l'esecuzione in modo costante. Un arciere arco nudo, qual è l'arciere arco nudo di media capacità? Definiamolo. Un arciere arco nudo di media capacità deve essere in grado di tirare sempre 6 frecce a 15 metri in un diametro di 20 cm. Solo in questo caso la messa a punto ha senso, ma soprattutto si deve fare ovviamente quando stiamo tirando bene. Quindi se il nostro allievo sa tirare 6 frecce a 15 metri in un diametro di 20 cm, la messa a punto ha senso. Perché? Se no, la messa a punto non puoi valutare se non c'è la notata. Successivamente vediamo a quelli che non sanno tirare come messa a punto, no? Perché anche a quelli che non sanno tirare possiamo fare la messa a punto. Successivamente al setup per arcieri di media capacità si può approfondire la messa a punto. Solo un arciere di buona capacità può procedere in questo setup approfondito. Ma qual è un arciere di buona capacità? È colui che sempre, o comunque la maggior parte delle volte, è in grado di colpire un cerchio di 16 cm a 18 metri con 6 frecce, cioè stare nel rosso. Se non sta nel rosso, non può approfondire la messa a punto. Non gli serve, è troppo scarso, deve aumentare la sua tecnica per poter capire la messa a punto, se no non la capisce, non è interpretabile, è incoerente. Poi ci torniamo sopra,
ci torniamo sopra. Ci torniamo sopra in modo specifico. Vediamo un po' come scegliere il materiale, visto e considerato che è una delle domande che di solito mi fanno di più. Allora, ovviamente se scegliamo più il materiale buono, meglio è, perché è più stabile, quindi sarà più facile effettuare una messa a punto. Intanto le alette, che alette compriamo? Ma io mi sono trovato bene con le Livan SS3, per il campagna i tiri a 50 metri. Per l'indoor monto le alette naturali da 4-5 pollici, non è vero, perché le ho cambiate, perché si rompevano, costano care, si rompono, sono pesanti, irrigidiscono la freccia, e quindi sono passato a queste e mi trovo bene, i risultati sono corroboranti, e quindi uso queste alette, fate voi, sono da 3 pollici, ma ne ho messe 4. Così ho la stessa superficie alare di 3 penne naturali. Sono sempre io. Sì, sono IR3 queste, sono da 3 pollici e ne ho messe 4. Sono Gazprom quelle lì? No, sono Elivanes. Ah, sei Elivanes. Che modello? IR3. Preferisco le Livane, preferisco che siano morbide e non rigide. Le rigide le lasciamo in compound. E così ha avuto vantaggio rispetto alle penne antiacrali? Sì, ho ottenuto quale vantaggio? Uno, che ho la stessa superficie totale, quindi il volume di coda che magari vediamo, la scelta che ti dice sul volume di coda, ho la stessa superficie, ma ho, non ho peso, quindi non si rigidisce la freccia. Sapete che se fosse il peso di coda, irrigidisco la freccia. Quindi aumento il FOC, non gli irrigidisco la freccia, e tutte cose che hanno migliorato le mie condizioni. Comunque sperimentate. Ah, per il 3D ho usato anche delle VAP V6-900, beh, 900 molto morbide, però ho messo la punta a 60 grammi e sono 26 e 3 quarti di allungo, quindi praticamente alla fine lo spine dinamico è giusto, solamente che sono molto leggere, molto corte, tanto che me ne frega, al massimo tiro 28 metri, 29 metri, qualche freccia, sono tutte più o meno vicine, ma non devo sbagliare i metri. Con queste frecce ho fatto 469 punti con l'arco istintivo, giusto per mettere un puntino. Scelta delle cocche. Allora, mi vanno bene le Easton, precise, economiche, per l'arco nudo, ma andiamo a cercare il grane, costa 60 centesimi, la metà delle paper, la metà delle paper. Quindi perché buttare i soldi? Vanno bene. Attenzione alla pizzatura. Allora, non uso pin e non lo consiglio. Perché non lo consiglio? Perché anche lì pesa, c'è il metodo del peso in coda, io non lo voglio il peso in coda. Non voglio il peso in coda e se ne prendo le frecce, il pin mi rompe la freccia. Perché io sono... Ma è il contrario, no, però, il contrario, non si rompe la freccia. Non c'è palle. Con le G si rompono tutte le frecce, te lo garantisco. Ah, io ho tante frecce che il pin è piantato dentro. Comunque l'approccio non è come dici tu per i pin, perché io ho provato a pesare pin e cocca con lo stesso peso, per esempio in una barca, non è pure vero che è peso. Vabbè, senti, non mi piace, me la faccia. Però ti piace a te, discorso. Non mi piace la faccia. Lo controllo sto peso, perché quando l'ho pesato io era giusto. Però si parla di... effettivamente se di più si parla di talmente poco che comunque è rilevante. Diciamo che non ti piace il peso.
Ma non è vero che non mi piacciono i pin, perché alla fine poi l'adopero anche col pin. Dove lo adopero col pin? Mi dispiace che non l'ho portati, non è vero? No, lì c'è, dai, non è su un tubo, su un tubo. Ah, ecco qua. Eccole qua. Allora, qua ho fatto una scoperta mica da ridere. Vabbè. Una freccia interessantissima. Allora, ho scoperto una freccia interessantissima. È una X10 cinese. Quindi componentistica tutta X10. Tant'è che alcune punte sono proprio Easton X10. Sono meno care, ma costano anche queste. Sì, sono meno care, ma costano, costano, costano. Sono 200 euro 12 frecce. No, 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 queste frecce le ho pagate, pagate 12 frecce, 12 punte, queste, proprio queste. Sì. 12 frecce, 12 punte, 12 pinghe, 12 cocche, 74 euro. Allora le ricompro anch'io. Ma dove le trovate queste? Su AliExpress. Su AliExpress. E vanno veramente molto 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 bene. Quello è 700, però c'è da 1800 a 300. È a cazzo, perché quando adesso parleremo dello spine, io non so come è stato misurato lo spine di quelle lì, perché non c'è scritto da nessuna parte. Easton ti dice metto la freccia su due poli, pioli a 28 pollici, ci attacco quasi due libre, poi neanche due libre, quasi due libre, di quanti millesimi di pollice si affetta la freccia. Easton lo dice, però io mi sono accorto che una 720, Easton, una CE 720, ma completamente diversa da quella 700. Ma completamente. Quante libre e quanto deve essere mezza libra su due? Io, cioè, io sul mio arco ho 34 libre effettive, io uso quello. E a 100 grani. Mi pare 27 e mezzo. Ma veramente dei siluri fotonici, eh? Insomma, per 70 euro. Cadiamo in piedi anche se dobbiamo usare tra i pomodori, eh? Alla fine, se no costa 40 euro l'una, poi ne ha CIE adesso 28. E il carbonio, almeno così asseriscono, è carbonio a 40 ton. E il carbonio 40 ton, guarda caso, è proprio il carbonio utilizzato alle spiegge. Quindi la consistenza del carbonio. Roberto, certo. Vi renderò i dotti del perché, c'è un perché. Quindi, come quella del Servi, ma perché è così stupido avere tutto quel Servi? Perché non serve niente di più, eh? Perché non serve niente di più. L'arco olimpico non lo può fare, per esempio. L'arco olimpico,
No, okay. Non lo può fare perché ovviamente tutti i consigli che vengono dati sulle penne sono per la politica, perché si può fare, infatti, e non si deve toccare la sua parte. Però in effetti a noi è enormemente conveniente avere, ma non proprio per aerodinamica in città, cioè, ovvio per una questione, non, sull'arco non ci sono molti modelli matematici, praticamente non ce ne sono, non ne hanno fatti. Sul volo della freccia nessuno si è mai preso la briga di fare dei modelli matematici che uno ne può usufruire, non neanche la corretta. Oggettivi. Però sulle alette, sulla stabilizzazione, quello ci sono dei modelli aeronautici, cavolo. Perché il volume di coda degli aeromobili sono strutturati con dei modelli matematici ben precisi e sono perfettamente posizionabili sulle frecce. Quindi c'è un perché anche a questo. E io mi sono tirato giù un paio di articoli e le vediamo. E spiega il perché. Io, per me è molto più conveniente, insomma, è molto più conveniente averle, se non ho interferenze, il più vicino possibile alla bocca. Il più vicino possibile, cioè, se ce l'ho alla bocca, è meglio. Ovviamente evitando il ritocco. Se mi tocco, no. E tu come sei arrivato qua al 700 di Spagna? Sei partito da cosa? Allora, un po' per fortuna, un po' per calcolo, e poi comunque vediamo adesso nella scelta della freccia come ho fatto, perché l'arco nudo ha questa grande particolarità, che cioè non ha clicker, se per contro certamente lo avesse, ma non c'ha. Quindi può avere una freccia anche un pochino più lunga, quindi se io ne taglio un pezzettino alla volta, cavolo, se trovo il mio span giusto. Però me la dai una di quelle frecce? Certo. No, me l'avete già fregata entro quattro. Me la dovete avere una mezza dozzina. C'era 6 in giro, ce ne sono 2. E per il pomodoro? Cioè qua, non è uscita. Non siamo precisi, non siamo precisi. Allora. Ma scusate, però, ma la lunghezza della freccia, cioè più lunga, meno lunga, deve stare entro certi limiti oppure penso che io posso prendere la freccia più lunga, può essere un pezzo vecchio, certo. Ma io ho notato che fino a 10-12 centimetri dal riser non succede niente, praticamente niente. Anche 50 metri, perché a 50 metri io tiro queste e non ditemi che non vanno bene, non lo potete dire che non vanno bene, e mi escono di tanto così, e nessuno può dire che non vanno bene. Ma questo per cosa lo uso? Quelle le vorrei usare poi per i 50 metri, vanno pure meglio. Non problema, però a Coppa Italia ti trovo questo. Vanno bene anche 18. Con dei fusi. Campagna un po' pesante. Forse un po' troppo pesante, però vedi più o meno. Più o meno. Tagliata un po'. Allora, scelta della corda, e anche la corda ha bisogno di essere scelta. Anche qua non fatevi fregare per l'arco nudo. Anche qua, come per i flettenti, è meglio non utilizzare formule avveniristiche, fatte per i compound, roba strarigida. Perché poi qua si inventano tutti i produttori di molecole, si inventano i mischiaggi più assurdi, tipo ad esempio ultimo ma non per ultimo il Dyneema col Gore, questo famoso 8125G che finalmente hanno tolto di produzione. Eh sì, perché era troppo
È troppo rigido. Allora, va benissimo il fast flight. Da che l'hanno inventato, per la, se lo trovate, costa poco, tipo la metà di tutti gli altri, e va benissimo. Per la prima. Ma stiamo parlando di alcuni. Poi l'Olimpico, chiedetelo a Filippo, quando ve lo vedrete. Comunque dipende il nome di, oppure Dyneema, va benissimo anche Dyneema, 100% però, che va sotto vari nomi, di, vari nomi, dipende dal produttore, e può essere l'8125 della Brownell o il D75 del, di qualcun altro, il Dynaflex di Flex Archery, eccetera, eccetera, eccetera. Il numero dei fili basa in, è basato dal, dalla grandezza dei trefoli. Normalmente ci sono due tipi di trefoli, trefolo grande e trefolo piccolo, cosiddetto tin. Io preferisco un po' di più che un po' di meno, quindi preferisco 18 fili del fine, tipo l'8125, che fine lo faccio a 18 fili, con un serving magari più piccolo, lo 0,19 per esempio, lo 0,18. Perché voglio tanti fili? Perché io voglio stabilità, voglio che sia stabile, che non mi dia leccate dappertutto, che questa mano qua balla. Quindi qualche piede in meno, pazienza, di velocità, ma stabilità. E poi Frangilli ha detto sotto le 40 libre 18 fili, sopra le 40 libre 20 fili. Nespoli 22 fili. E fino a 60 libri. Ha provato con 67. Sì, no, sì, 67 gli si è rotto Rider. 66, lo raccontava l'altra domenica. Si è rotto Rider. Sì. E il Phoenix non è riuscito a fargli un riser per 60, per, oltre le 67 metri. Brutta storia. Quindi quelle voci che dicevano ecco li tira con 52, no, con 53, no, do, no, 67. Per andare in regolamento dice che 60 sono per i compagni. A 68 si è rotto lo stesso. Era dietro la parte. Va bene. Anche qua l'arco, la corda deve avere giri. Dopo, non abbiate paura di dare dei giri a quella cosa. Quando la fate, prima di tutto, dovete fare attenzione che tutti i fili siano tirati uguali. Fate attenzione, molta attenzione, perché poi quando le girate vedete che saltano fuori le asole. Però se tutti i fili sono tirati uguali, minimo 15 giri, minimo 15 giri. Massimo 30. La corda si sostituisce dopo circa 5.000-8.000 tiri, o comunque tutti gli anni. Non siate spilocci. Come dice Spigarelli, l'arciere spiloccio non fai punti. È ovvio. Dice la macchina. Scelta del rest, anche la scelta del rest è sottovalutata, non si fa abbastanza attenzione, proprio perché c'è questo problema di rimbalzo. Come abbiamo visto prima, c'è la, oltre alla classica componente orizzontale, c'è anche quella verticale. A causa dello string walking, la freccia può per l'appunto rimbalzare sul rest, creando oscillazioni indesiderate. Meglio un supporto grosso e lungo che uno piccolo e corto. Vale per tutto. Sempre la solita battuta, tutte le volte. Va bene, lo ZT Spigarelli va benissimo, costa poco, 20 euro. Non comprate lo Shibuya, lasciatelo agli arti olimpici. Ok? Bottone di pressione, esistono modelli di costo medio che funzionano benissimo, non comprate i bottoni economici.
Anche qui dipende dal vostro budget. I modelli più costosi permettono di accedere di buon livello e di alto livello variazioni micrometriche stabili nel tempo, ma sono apprezzabili solo da chi ha le giuste capacità tecniche. Non dimenticate comunque nell'acquisto del bottone, che il bottone, vediamo domani, serve per parametrare, quindi bisogna comprarlo ad hoc. Scelta della griglia. Ma non è vietato parametrare? No, è sempre vietato parametrare esplicitamente. Con la diotra da 8 mm e tutto qua, sapevo che era vietato. No, non puoi scambiare. Con la diotra di 8 mm intende Talete. Che poi Talete è morto. Poi la vita. E poi il teorema di Talete è tutt'altro che quello. Ma io per... Quello al massimo sarà una proporzione... Sì, 8 centimetri di lungo. Una proporzione. No, ma perché? Perché Talete si dice, non è vero, non c'è nessuna prova al riguardo. Si dice che Talete abbia misurato la piramide di Giza con un bastone, no? Sapete come, no? Ha piantato un bastone, ha misurato l'ombra e poi ha misurato l'ombra della piramide, quindi aveva tre elementi su quattro con la giusta proporzione, altezza del bastone sta all'ombra del bastone, come l'altezza della piramide di Giza sta all'ombra della piramide di Giza. La stessa cosa si può fare come per parametrare, però questa cosa la può fare solo l'arco olimpico, né l'arco nudo né l'arco compound lo possono fare. Non si può utilizzare queste proporzioni inventate da Talete, che ripeto non c'entra col teorema. Il teorema è tutto di un'altra cosa. Il teorema di Talete dice che, dato un fascio di rette parallele, i segmenti intersecanti sono proporzionali tra di loro eppure i loro angoli. In questo caso proprio. Scelta della griglia. Durante i tiri non dobbiamo provocare torsioni, e seppur vero che la posizione della mano sulla griglia deve essere vicino al punto pivot e interessare meno superficie possibile, pur mantenendo una buona presa per contatto solo sulla parte della mano al di là della vita, con l'arco nudo è facile che in questo caso la mano scivoli. Non abbiate timore, per l'appunto, di avvolgere la griglia con materiale antiscivolo. La mano sulla griglia deve essere ben salda senza stringere l'impugnatura. Io uso grip neutro senza angolo e ricoperte da nastro antiscivolo per tennisti, come abbiamo visto dal video. Peso del riser. Allora, il riser effettivamente deve avere un peso significativo. I pesi nella parte superiore sono inutili. Sbilancio. Da una ricerca ben effettuata tra i top, la media è 1900 grammi per gli uomini e 1600 grammi per le donne. Il peso a cosa serve? Aiuta a ricercare un equilibrio dinamico e un allineamento corretto prima del rilascio, durante la fase di mira. Erroneamente si pensa che serve esclusivamente a non far scalciare l'arco in avanti. Ok? Scelta della padelletta è soggettiva, mi permetto di consigliarvi una tavola con buona pelle, almeno il doppio strato. Una buona padelletta che mi hanno fatto provare, ad esempio è questa, l'ho vista qua. Non l'avete già rubata? Che non faccia la fine delle frecce? Questa non è male, non l'ho ancora provata, però non è affatto male. Ancora da tagliare un po' la pelle, però un'ottima pelle, un'ottima sensazione, mi piace molto. Se volete farla girare, per vederla. È cinese? No, è di Odino. Cos'è?
l'ultima parola. Un commerciante si chiama Martignoni. Ah, no, Xerci. Io vi ho detto alcune modifiche da fare nel modello successivo, che è quella di assottigliare un po' questo, di mettere la scritta X-Archery in modo tale che sia anche più semplice fare screenwriting, magari mettere delle lineette che non fanno schifo, tanto con uno stampo. Separadita? Separadita per me è indispensabile, perché la pataletta sta ferma sempre. Quello per separadita è un po' troppo spesso, bisognerebbe smussarlo. Sì, vabbè, ho di lima, però è buono, quel ottone. No, i materiali sono veramente ottimi. Non so neanche cosa costa, ma penso tanto perché i materiali sono buoni. Io ho sempre preferito questa su tutte, eh? Allora io non adopero materiale se questo materiale non mi aiuta nel fare i punti. Quindi non adopero materiale per far piacere a qualcuno. Adopero un materiale se serve. Quindi cosa mi vedete usare e perché serve? A fare anche un solo punto in più. Qualsiasi cosa che io adopero. Non esiste nessuna possibilità al mondo di adoperi qualcosa che non faccia fare più. Io mi sono sempre trovato bene con questa, perfetta, ahimè non la fanno più. Cos'è? La Mare Max. Sempre con separatita. Sì, non la fanno più. Ma fanno quella con la pelle più sottile? Quella è quella con la pelle più sottile? Sì. No, no, per quella normale. Non è la stessa. No, ma... E la Sniper? Sì, la sta facendo adesso. Io ho detto, gli ho detto solo di scrivere qua X-Archery, in modo che ci siano dei riferimenti, sì, per le cuciture, in modo che sai velocemente come andarlo a prendere, e di smussare questo. Per il resto perfetto, qua poi la ritagli te sì, come vuoi, qui quella di dietro deve essere più lunga, anche poi quando si piega si deve chiudere a metà, tutto perfetto, qua è solo da togliere un po' per arrivare lì. Ma il minimo, questi strati, minimo due, sapete benissimo che tutti gli arcieri top olimpici usano tre strati. Nessuno. Ah no, che fate libere, eh. Ok? Buona. Quindi patelletta, placca in metallo, un solo elastico basta, cuciture o segni. I segni devono essere equidistanti, ma possono anche essere uno grande e uno piccolo. Basta che siano equidistanti. Non devono essere uguali, non posso trovare uguali. E la Sniper? Non ho mai avuto un... Ho visto il bottone ma non ho visto la padelletta. Ah, tutti i segni che la smonti e si poi io questo qua gli ho scritto ma non mi ha cagato di anche di striscia. E questo lì li rendi distanti diversamente, proprio per quello. Cioè gli sposti, la smonti e da dietro sposti. Ah. Dimmi che me ne mandi una e che vediamo se... Anzi, che me ne mandi 4-5. 90 euro. Sai, tenga, io faccio una recensione negativa e me la compro con voi. Lo metto anche su TripAdvisor. Mi fa incazzare. Dragona, dragona. L'arco nudo vuole la dragona? Ma sì, mettiamo la dragona. No, costa poco, avete visto? Un pezzo di filo rubato al compoundista. Potete anche non usarla se volete, nessuno... Sempre proibito. Sì, sempre proibito. Non da posto. No, guarda, io le ho provate tutte, è quella che mi infastidisce di meno e mi... Perché si mette la dragona? Per non stringere l'arco. Ma poi io ho visto mille persone
che con la vile dragone che poi non si fidano. Però a quelli sapete, no, come dovete fare, dovete metterli davanti a fare la paglia, metterli, fargli guardare la mano, non vi guarda solo la mano, la devi tenere rilassata, tira la mano rilassata, le prime volte non vi daranno ascolto, però oh, piano piano. E vedi che chiodo, eh? Ecco, quelli del chiodo, non che li ho già visti. Ma scusami, una domanda, è soggettivo oppure c'è una situazione per cui meglio la dita che a polso? No, è meglio la dita che a polso, punto. È meglio, ma difatti, ma guardate tutti gli arcieri olimpici, da Kim Woo-jin a tutti a dita, sarà un motivo. Sono tornate le frecce. Ah, che cavastardo. Vedi, lo smonti sposto con la roba di sotto. Ma pensate. No, poi non rimane più distante, quindi siamo a regola? No, non siamo a regola perché c'è sempre scritto equidistanti. E puoi allargare. Attenzione, anche qua, attenzione, perché la dragona può avere un problema. Può fare un problema contrario, e cioè fargli anticipare. Specialmente se il vostro istruttore, l'istruttore che sta parlando con l'arco nudo, ha letto il libro di Total Archery o ha sempre solo tirato l'impeto, in cui si dice butta l'arco, l'arco nudo è l'apocalisse, perché se anticipo minimamente e può capitare che con l'arco nudo e la dragona io voglio fare come faccio i maghi, questo tiro così. Però avete visto il tiro automatico, il polso si rilassa dopo, non è che deve fare tutto il figo come ho fatto il tiro controllato o come l'avete visto nel filmato. Così non va bene, perché è molto difficile sincronizzare tutto, perché è molto facile invece fare dei danni, dare fastidio all'uscita dalla freccia. Quindi, infatti, se non perfettamente allineati in espansione sul piano verticale, un leggero anticipo del braccio dell'arco per far scattare il rilassamento del polso, come fanno gli olimpici, può fare danni anche grossi. Quindi da tenere presente questo piccolo particolare. Sarebbe corretto educarlo senza dragone? Sarebbe corretto, ma no! Bisogna solo non esagerare, tutto il meglio è nemico del bene, in particolar modo per l'arco nudo. Non bisogna tenere stretta l'impugnatura quando rilascio la freccia, tenerla morbida. Poi è logico che se si rilassa anche il polso, benissimo, verrà col tempo da rilasciare e il polso segue l'andatura, naturalmente, senza e sbatte contro, come dice Botto, l'arco deve sbattere contro la dragona. Secondo me no, non me ne frega niente, sia chi sia. Beh no, scusa. Accedo. Oh, ecco qua un rilassamento, qua in gara, foto Vittorio Frangilli a Gallarate l'anno scorso, che non ho neanche fatto dei grandi punti, forse sono stato battuto da un uomo, quindi immagina te, sono andato a casa piangendo. E qua senza dragona, col nero. E questo è un bellissimo follow through del braccio davanti, come dovrebbe essere, arco dritto, polso dritto.
mi ha fatto sta foto, Vittorio, lo ringrazio. Scelta dei flettenti e della potenza effettiva. Volete fermarvi un attimo? Proseguiamo? No, faccio uguale. Sì, bene. Ti vuoi fermare tu? Devo fare un po' d'acqua. Tornando un attimo alla patria, che segni si possono avere in quella patria? Segni qualsiasi, di qualsiasi tipo, anche aggiunti da te con un nastro, ma equidistanti. Anche applicando una striscia? Assolutamente sì, da quest'anno. Sì, dello stesso colore ed equidistante. Dimmi. Spero niente di grave. Grave e male. Hai detto che sulla bandiera ci possono essere i segni e i segni stanchi? Sì. Ma quando tu hai detto prima che hai proposto la scritta... La scritta è la macchina. Nessuno può vietare. Ma negli spazi di definire. Certo. O possono essere anche lunghi e lunghi stanchi. La mia marca sulla... Me lo dice il regolamento, la marca sulle giacche, sulle magliette, su tutti i materiali, anche gli accessori, è la marca del produttore. Quindi io posso prendere un riferimento, una singola lettera? Certo, come il Bar Max, che vi ho fatto vedere. Quindi se uno se la costruisce ci si mette a qualche modo. Certo, teoricamente. Però poi se trovi... Vabbè, dice... Fai vedere... Ti fai vedere la camera di commercio? Lo strumento. Allora, scelta dei flettenti. Anche qua. Allora. La potenza effettiva deve essere il minimo possibile per ottenere quello che si intende fare, non il massimo possibile che potete gestire. Allora, normalmente invece si dice esattamente il contrario, no? Si dice il massimo possibile che puoi gestire, perché è sempre meglio avere riserve di potenza. Invece no, invece no, assolutamente no. Intanto quello che potete gestire è il 50% della forza massimale. Se voi mettete un dinamometro, guardate, il 50% è quello che potete gestire. Questo da ripetuta osservazione, non c'è un modello matematico neanche qua, però da ripetuta osservazione sugli arcieri di medio livello è quello che scaturisce. Ma secondo me non va bene, perché nell'arco nudo io ho bisogno di controllo. Il controllo fa fare i punti, il non controllo no, fa disastro. Quindi ho bisogno del minimo possibile per arrivare a 50 metri, ad esempio. Io sotto cotta devo arrivare a 50 metri, benissimo. Strutturo gli flettenti, il mio materiale per ottenere questo risultato, punto. E voi mi direte, vabbè, però nel 3D se non hai 40 libri non vai da nessuna parte. Lo so, ma io posso anche questo va bene se Cristiano può usare l'arco nudo da 40 libre per valutare molto meglio il 3D, però a 18 metri fai 600, bisogna fare 600 a 18 metri. Se a 18 metri faccio tutti 10, allora sì che posso valutare bene le distanze o no, e mi serve. Ma se io posso anche valutare bene, ma la mia rosata è grande così, allora
sono peggio, ho messo male. Voi se avete fatto qualche gara 3D avete senz'altro visto che quando si va a cambiare le frecce ci si chiede di solito. Quanto vi avete dato? Tutti, 21, 23. Tutti 29. Nel 10, 21, 23, 25, 28. E tutte nel 10 sono. E i miei metri non sono i tuoi. Si dice così. Fa ridere però, eh. Vabbè, ma ne parleremo del 3D. Domani abbiamo tutto quello. Come per le frecce, non acquistate frettenti scadenti, in media gamma sono ideali, se il budget ve lo permette ovviamente non ci sono limiti. I carbon wood, meno nervosi e più stabili, sono meglio. I lip server sono peggiorativi. Peggiorate i frettenti. Scelta della freccia. Allora, scelta della freccia. Allora, no, nell'arco nudo è imperativo avere la freccia giusta. Quindi poi adesso vediamo la messa a punto, vediamo come sia importantissima la freccia. La freccia è per l'appunto il componente più importante del nostro sistema. Qui non dobbiamo fare economie, acquistiamo le frecce migliori che il nostro budget ci permette. Quindi nessuna freccia a scuola, se no avete finito dopo il corso, insomma. Però non pensiate, il mio messaggio qual è? Non pensiate che la freccia a scuola, la freccia in carbonio, vada bene lo stesso. Ci sono dei limiti a tutto, specialmente quelle già pronte vanno bene se volete giocare all'arco. Ma se volete essere performanti, volete migliorare le vostre prestazioni, e dobbiamo cercare una freccia che abbia, che sia stata curata almeno nello spaglio radiale, quindi che la sua flessibilità sia uguale per tutta la sua lunghezza. Molto spesso utilizzare le tabelle dei produttori ci porterà a sbagliare. Sarà molto utile provare col proprio istruttore frecce prestate da altre arcieri di vario spaglio statico per trovare il nostro giusto spaglio di mani dinamico, che ci permetterà di procedere con la messa a punto senza incongruenze dovute a somme di errore. Basta effettuare il tiro al paglione e vediamo come, e verificare l'impatto punta destra e coda sinistra, freccia mobile, punta sinistra e coda destra, freccia rigida. Il solito sistema, ma lo vediamo. Ecco, la vediamo qua. Questo è il la messa a punto per i neofiti. I neofiti, o comunque chi è alle prime armi, al massimo può fare questo. Lo vedete a 3 metri con freccia spennata, perché la freccia spennata è troppo ballerina. Vanno bene frecce impennate e gli mettete appunto il punto, prima il punto di incocco, prima il punto di incocco e dopo. Vedete che non siano troppo, ovviamente vanno fatti tiri ripetuti, non fermatevi alla prima, comunque cercate di alla fine di avere la freccia più perpendicolare possibile al paglione. Ovviamente bisogna tirare all'altezza degli occhi e così via. Al neofita possiamo al massimo fare questo tipo di messa a punto e basta, parti spennate anche a 15 metri è impensabile. Con qualsiasi stringa di potenza oppure allora facciamo string, lo facciamo con lo string dei 18 metri. Adesso ve ne parlerò di questo punto qua. Quindi tutto si deve fare sempre. Quando parlo di messa a punto, lo string deve essere quello che utilizzo ai 18 metri. A meno che io non sto preparando un arco per tirare 50 metri. Allora, ma per qualsiasi altra gara, no, perché è intermedio, per qualsiasi altra gara la messa a punto si fa con lo string dei 18 metri.
soprattutto per l'antar. E tu adesso mi direi perché? Vai. È una misura intermedia. Perché la mia direttiva no. Perché la cosa che mi sentite dire da vecchi arcieri, ma anche da tecnici, anche accreditati, è che no, la messa a punto per l'antar e fili si fa con lo string dei 25 metri. Perché 25 metri è la metà e basta. Però anche perché non si tira a 0 metri a parte da 5, quindi dovrebbe essere ancora di più, dovrebbe essere a 30. Invece non è così, non è così. Una volta era così, una volta era così, perché una volta si vincevano alle lunghe distanze, cioè chi azzeccava bene i 40, 45, 50 alla fine vinceva le gare. Adesso non è più così. Adesso l'arco nudo, soprattutto l'arco nudo, vince con i 18. Si vince con i 18. Dove si fanno i 18? Ai Pidocchi. Ai Pidocchi. Poi se non fai 18 punti, si vince, si vince col 6. Ma quando c'è il 6, bisogna fare il 6. Perché il 6 cuba tantissimo, il 6 come avere un 12. Come se la X a 18 metri valesse 12 punti. Quindi bisogna fare 6. Dove si fanno i 6? I 6 si fanno i pidocchi e gli occhiali. Quindi, che sono solo porte. E io la messa a punto la devo fare lì, perché lì devo massacrare. Perché se io faccio 12 a 5 metri, perdo 6 punti. Se faccio 9 a 50 metri, perdo 2-3 punti. Quella neofita che stabilire il punto di corpo e se c'è la presa di corda l'ancoraggio è sotto l'occhio. No, la freccia deve essere dritta. Ah, devi vedere la dritta, devo vedere la questa freccia dritta. Scusa, non mi sono spesso male io. Non dimentichiamo mai, lo dico qua avanti, che noi archi nudi possiamo senza grossi problemi anche ad alto livello lasciare la freccia uscire dalla finestra anche di 10 cm. Quindi è una buona idea acquistare frecce di stang statico leggermente più morbido e poi tagliarle di un centimetro alla volta per trovare lo spandinamico che fa il caso nostro. Le punte devono avere il peso adeguato ad un fuoco ottimale. Le punte devono avere un peso adeguato al fuoco che voglio avere. Quindi progetto la freccia e poi di conseguenza, in base a se è carbonio, meglio di più che di meno. Quindi possiamo tranquillamente stare col carbonio al 13% e sulle ACE 17-18. A meno che non facciamo il 3D, lì vale tutto. Perché nel 3D vale tutto? Perché non devo far rosata nel 3D, io devo ci prenderci. Sono tutte vicine, sono tutte cose grosse, devo più mestiere, più che precisione. Ok? Ecco la formula del FOC, per chi non ce l'avesse, adesso la sa. Il FOC non è altro che questo pezzettino qua, in percentuale sulla lunghezza della freccia. Questo pezzettino sulla lunghezza della freccia. Ok? È compresa la fine della coppa o il punto di inesimo? Allora, siccome si dovrebbe fare per essere a vedere prima, dovremmo calcolare anche il centro di massa della punta e il centro di massa della coppa. Però in linea di massima, il centro di massa è più o meno dove comincia l'asta e il centro di massa è dove si incocca. Okay. Quindi per convenzione utilizziamo questi parametri per tutti, così abbiamo dei dati coerenti. Poi possiamo fare cosa vogliamo alla fine, no? Diciamo che così perlomeno abbiamo dei dati coerenti da
rappresentare con altri. Quindi non è altro che la percentuale di questo pezzettino qua su tutta l'asta. Per l'appunto 100, la percentuale di A meno L mezzi, di A A meno questo pezzo qua. Questo pezzo qua, da qua al centro di gravità, meno il centro geometrico, abbiamo il FOC. Diviso ovviamente la lunghezza totale della freccia. Ora passiamo alla messa a punto. Come sapete alla perfezione, ed è scolpito nella roccia che avete tatuato sul braccio destro, sul braccio sinistro, sul braccio destro di questi mancini, bisogna fare tutte le cose in una sequenza cronologica, perché ogni attività influenza l'altra. Quindi, per definizione, da ripetute osservazioni, anche qua non abbiamo un modello matematico, da ripetute osservazioni è meglio fare così. Quindi, scelta del materiale, settaggio, chiusura di tutte le viti, corda, centratura dei flettenti, tante cose le ho tralasciate, cioè centratura dei flettenti, non è il corso degli istruttori questo, Quindi, poi non è che andate poi a dire non abbiamo parlato della centratura dei flettenti, cose che dovete sapere a memoria, tante cose. Tiller, brace, controllo del rest, center shot, punto di incocco, durezza mola del bottone, prove di interferenza, prove della carta, prove di rotta. In questa sequenza. È una sequenza standardizzata, sta in tutti i manuali, ripetute osservazioni hanno stabilito che la sequenza migliore per ottenere una messa a punto, altro freccia, eccetera. Messa a punto operazione di base. Dimmi. No, prova della carta, però comunque. Cazzo, si fa quello che non vuole. No, fai te soltanto, se non ti piace lì. La prova della carta. Sempre lui. Guardate che dopo il servizio dovresti fare un giusto di lato. Non ce l'ho voluto, Come si fa? Adesso vediamo. Però dirò avanti con la cosa della carta, lo può fare solo chi ha. Io rilascio con me. Hai visto che è un po'. È prima della prova della rosata. Chi può fare la prova della rosata? Va bene. Allineamento dei flettenti, no, lo dico allineamento dei flettenti, quindi eliminiamo. Posizionamento della peggia freccia, fase importante di preparativi. Mettiamola al centro, ovviamente la freccia deve stare al centro del pistone del bottone, in modo che la spinta risulti più centrale possibile. E center shot, sempre utilizzando gli allineatori, centriamo il bottone in modo da portare la punta esterna alla corda. Per arcieri destri sulla sinistra di circa mezz'asta. Attenzione, che perché se la freccia è troppo lunga e esce troppo, non abbiamo un center shot reale, quindi dobbiamo controllarlo bene. Anche qua, ripetute osservazioni hanno stabilito che il center shot debba stare con mezza punta a sinistra per arcieri destri. Ma nessuno, non c'è un modello matematico su questo. Einstein non ha scritto niente sull'argomento. Ci sono arcieri che hanno il center shot al contrario e fanno un fracco di punti. Ok? Quindi occhio alle leggende, alle cose che non sono supportate dalla scienza, ma solo da ripetute osservazioni. Da cosa può dipendere il fatto che non si è forte? Ma diciamo che facilita il paradosso dell'arciere in modo tale, guarda, te lo spiego cosa alla fine serve, perché in effetti questa è una bella domanda di curiosità. Quando io sono in questa posizione tiro la freccia e l'arco ce lo fa così, ok, e devo rilasciare, quindi io voglio che la prima piega sia in questo senso,
in modo tale che mi faccia, che il bottone serva a qualcosa, a smorzare eventualmente un rilascio malfatto, aiutarmi nel difetto che si sta verificando. Ripetute osservazioni hanno visto che è meglio fare in questo modo. Però c'è chi ottiene questo mettendo la punta. Sì, traguardando la proiezione della corda al centro dei flettenti, io devo vedere la punta della freccia, ma ho fatto una diapositiva solo su questo, in cui lo spiega alla perfezione, di cui voi ne avrete copia. Molti arcieri di alto livello hanno il center shot al contrario. Punto di cocco. Per il cocco utilizziamo del filo in materiale facile da bruciare, il dacro va benissimo. 5 euro, una bobina di D50, è perfetta. Ce l'avete rotto la vita. O molto più semplicemente in questa fase possiamo utilizzare il nastro adesivo per elettricisti tagliato a metà, come avete visto, in modo che lo possiamo spostare con facilità fino a trovare quello che ci serva a genio. Aiutiamoci sempre con la squadretta attaccandola alla corda e mettendola in modo che essa sfiori il resto senza spingerlo, e posizioniamo l'incocco inferiore in prossimità del segno relativo a 2 ottavi dal punto zero. Questo per cominciare, dobbiamo cominciare in qualche modo, 2 ottavi va bene per cominciare. Se usate frecce di alluminio di grosso diametro, ad esempio 22-12 con un foc dell'8%, quindi con le punte a 100 grani come ho io, può capitare un punto di cocco di 6 ottavi. Giuro che non l'ho scritto adesso, l'ho scritto un anno fa, quindi in previsione. A prima vista potrebbe sembrare esagerato, però io ci ho fatto il regolo del mondo. E avete visto che la freccia andava misto, eh? Mi sono dimenticato di farvi controllare il volo della freccia, ma... Cosa che ti ha portato di più a 6 ottavi? Un insieme di cose, clearance, carta o prevalso qualcosa? No, tutte, compresa la carta e la prova della bordata. Cioè sono tutte migliori con 6? Con 6 ottavi, ho fatto tutte le prove. C'è niente da fare. La prova della carta che distanza la fai? La faccio, lo dico quando parlo della prova della carta, lo vedrai, e a tutte le distanze. Ah, okay. Apposta si chiama guida definitiva. La molla del bottone. Chi di voi ha il bottone Baiter, alzi la mano. Il bottone ce l'avete, sta vedendo male. Chi ha il bottone dentro alzi la mano. Chi ha il bottone non si sa. Di quelli che hanno alzato la mano del bottone Baker, chi ha letto il bugiardino che c'è dentro? Posso, sono un tasto. 3 punti. Ma che dove? Perché se no fa dormire. Adesso lo faccio di nuovo. No, nessuno lo legge, un peccato. No, è perché. Fai in inglese. Cazzo, Allora fai anche culo. Ti fai la voce. Stavolta era difficile. Adesso non è difficile. Allora, mettiamo nel bottone la molla più morbida presente nella confezione. La molla più morbida. Le altre due molle, poi la fine. Funzionano sulla penna della sfera. Oppure gliele date a Nepoli. Sì, 67 lì. Io uso solamente la molla più morbida, poiché in caso contrario ho sicuramente sbagliato ad acquistare le precedenti. La forza di pressione della molla deve essere compresa tra 8 e 10 grammi per libra di potenza effettiva in 2 mm di pressione. Ripetute osservazioni, anche qua non c'è un modello matematico, ripetute osservazioni hanno consolidato questa affermazione.
Quindi se ho 40 libbre, ad esempio, io 35 libbre di potenza effettiva, ci vogliono 350 grammi per premere di 2 mm. Ok? E questa è una prova che possiamo fare. Una bilancina da cucina o la bilancina dei grani, forse a 350 grammi non arrivano. Però una bilancina da cucina sì, perché pesate gli spaghetti, digitale, pigiate e vedete di quanto. Tanto per avere un'idea, perché effettivamente guardate che così. Il bottone, perché abbia un senso, deve essere in questo range, se no. Ma l'altro funziona anche senza bottone, eh? Funziona benissimo anche senza bottone, ma gli altri tradizionali non ce l'hanno e funzionano benissimo. Possiamo anche mettere un chiodo eventualmente, basta avere la freccia giusta e rilasciare bene e del bottone non ce ne facciamo niente. In ogni caso è da tenere sempre presente che una freccia sbagliata, una freccia con lo slide sbagliato, non può essere compensata da nessun bottone. Breast. Sistemiamo il press così come consigliato dal produttore del riser. Io preferisco una anche qui dal produttore del riser. Allora, io non ho mai visto cioè alle volte il librettino è fotocopiato da un riser all'altro, anche con un riser completamente diverso. Quindi qua il fatto di che il press consigliato dal produttore è un po' un boh. Qua dovete fare ripetute osservazioni, dovete fare molto. Io preferisco non fare quel test in cui mi metto a 50 metri e poi aumento e diminuisco il brace finché la freccia va più in alto o va più in basso. Io preferisco avere, io per esempio con 66 pollici ho 8 pollici, un po' più di 8 e mezzo, 8 pollici e 5 ottavi. E quindi consiglio di stare, da come un po' si dice il range, stare dalla parte alta del range, per l'arco nudo, perché cos'è il brace? A cosa serve il brace? Al brace serve il tempo di propulsione della freccia, quanto tempo ci mette, quindi quanto tempo sta attaccata la freccia. Più il brace ce l'ho largo e meno la freccia sta attaccato, quindi meno ha problemi significativi. Non solo quello, però se andiamo a guardare, se siamo più curiosi, siccome quando noi rilasciamo la freccia non è che va dritta come i compound, ma fa un po' un giro strano, quindi il brace stabilisce anche qua, non solo quando si stacca la freccia, ma con che tangenta, in quale curva si stacca questa freccia. Quindi anche influisce tanto il tipo di cocca, se vogliamo andare a cercare però nell'uovo, poi alla fine. Quindi vedete che il sistema arco è un sistema molto complesso se andiamo a vederlo nelle sue singole attività. Però dai, tutto dipende, poi usiamo le dita, che di sicuro non sono uguali tutte le volte. Quindi. Come è stato dire la giusta distanza sconsiglio di avere dei problemi di cose oggettive, di prendere per ripetute osservazioni di acceri di alto livello, hanno stabilito che la rotata migliore sia con un press verso il range superiore piuttosto che il range inferiore. Quindi volevo capire. Quindi meno, hanno capito che meno tempo la freccia sta attaccata alla corda e meno io ho possibilità di effettuare torsioni. Prendo un raso 25 pollici, 70 pollici di lunghezza, no? Così da rilascio 2 cm classici sopra la corda e poi da lì comincio a vedere. Sì, diciamo che nel 70 pollici è un range, che so, da 9 a 10 metri. Sì, no? Da 9 a 10 metri. Ecco, ti consiglio di tenerlo più vicino al 10 che al 9 metri. Finito. 66 pollici totali, ombre di 8 e 5 ottavi.
verso, però dicevo, verso, in questo caso il tempo di spinta della corda sulla freccia sarà più limitato, quindi meno tempo di spinta, meno tempo di torsione. Scusami, la prova fa un po' caldo. Ah, certo, è un po' apposta. Scusa, fare una prova... Non è come l'università, le domande tutte alla fine, e risponde il mio assistente. Io personalmente, in questi anni, ho lavorato una tecnica per stabilire un pressing ottimale in funzione di cosa devo fare, come la fine. Certo. Per cui, siccome io tiro altre fibre, la distanza minima è 10 metri, metto il pressing, cioè mi metto innanzitutto a 3 metri. Poi dopo arrendo sempre con lo stesso livello fino ad arrivare a 10 metri, quindi se a 10 metri la freccia è perfettamente dritta, poi deve essere giusto. Me ne sbatto il cazzo se è 10, 40, dico. Qual è il lato giusto? È corretto oppure no? Sì, può essere un'idea, per l'arco olimpico può essere un'idea. Io, il mio problema è la torsione, e quindi io devo limitare il più possibile la torsione. È un buon metodo per limitare la torsione il tempo di spinta della corda. Tutto lì. Poi anche quello è un ottimo, è un sistema. Ti rompo le palle ancora. Vai! Perché la prova dell'allontanamento o l'avvicinamento, cioè partendo da una corda lunga rotolare fino a che la freccia guadagna, non è un test attendibile? Non è un test attendibile perché non è un test attendibile per l'arco nudo, non ha significato nella mia performance. Mm-hmm. Perché io sì, capirò quando ho la freccia che vola più velocemente, quando ho la freccia che... però non sono sicuro della rosata. Perché la prova della rosata devo ancora farlo. E poi di sicuro se io ho tanta velocità ho tanto tempo di produzione. Quindi e tanto più tempo di produzione ho, più possibilità di torsione. Questo solo per l'arco nudo. E certo, è l'arco nudo che serve. No. Poi con la stabilizzazione e con la forza di inerzia, che è una forza contraria all'accelerazione, io risolvo in parte, anzi in buona parte, questo genere di problemi. Per l'arco olimpica, per l'arco compound, posso più o meno per l'arco compound, no, non c'entra poco, c'entra poco il resto. Però per l'arco olimpico, come dice giustamente... olimpico, no? Ottimale questo, l'arco olimpico. Sì, ma anche lì non è proprio così, perché poi lì di ottimale c'ho solo la velocità, posso farlo anche al cronometro, se voglio. C'è solo la lunghezza, ma non, poi la rosata, vediamo la rosata, perché la rosata non serve. Perché poi l'arco olimpico deve fare la prova della rosata a 70 metri, però a 70 metri tira, lì devi fare i punti. Allora lì devo fare la prova della rosata, ma ovviamente per fare quel genere di prove devo avere una tecnica sopraffina, e non solo una tecnica sopraffina, ma anche capire bene cosa toccare per ottenere, è un problema poi di attitudine al problem solving, l'attitudine al problem solving, cioè dove andare a toccare, spostare il punto di incocco, di quanto lo devo spostare, il brace, io so, devo, come fanno a Cantalupa, no? A Cantalupa variano center shot, brace, punto di incocco, pressione del bottone, ma di pochissimo, ma modularmente. E questo ovviamente loro conoscono il loro tiro, conoscono il loro arco e fanno poi questa prova di rosata più sofisticata. Però devono avere alte capacità al tiro. Non è il caso nostro, né del nostro target. Non è un problema. Noi dobbiamo sapere che esiste questo, ma difficilmente utilizzeremo questo tipo di attività, perché è troppo sofisticata per... Cioè, questo lo fanno al centro federale perché ho fatto 6,74 e Jean-Charles Valadon ha fatto 6,75, quindi devo fare 6,76. Cioè, quel punto, come lo limo quel punto, andiamo a cercare come limarlo. Non è più una questione tecnica, perché io sono plafonato con la tecnica. Cioè, più di così, cosa devo ancora fare? Cosa mi devo inventare?
cioè uno come Nespoli, come Galeazzo, come tutti quelli che abbiamo noi, non aumentano le loro capacità tecniche, è inutile che ce la torniamo, non le aumentano più le capacità tecniche. Che allenamento mai devono fare? Più di 8 ore al giorno tutti i giorni, più di avere la gente lì che lava leva, Bisiani e compagnia, che li guardano e gli dicono le cose. Quello ormai è plafonale, e quello abbiamo. Certo, avessimo Neymar e Messi sarebbe meglio, ma ci abbiamo Paoli, Musolesi e Moreno, e quindi quelli abbiamo, e quelli la tecnica più di così non ne fanno, e quindi devono limare su queste cose, su questi pochi punti, e ahimè chi in Mugino non lo batteranno mai, purtroppo, se non in ciampa. Ma scusa, allora perché Mauro spinge così tanto la potenza? Perché lui l'ha detto anche domenica scorsa, abbiamo proprio chiesto questa, abbiamo fatto proprio questa domanda, devo trovare il pelo nell'uovo. Cioè, la potenza mi aiuta, cazzo, faccio tutto per avere la potenza. C'ho la possibilità di aumentare la potenza con lo stesso controllo. Lui è seguito da Roberto Pinardi, che è un grande preparatore atletico, forse il grande che abbiamo in Italia, gli ha detto sì, puoi avere il controllo, lo stesso controllo con 67 libri. Tira 67 libri e avrà lo 0,01% in più di probabilità. Però può essere che quello serva. Esatto. Ormai si va a cercare il dettaglio. Lo so che sarebbe meglio fare tutti 10 con 30 libri. Anch'io ve lo dico 3 volte. Però non è così. Che spagni 300 per me. E devo la lamina. 2,50 era le frecce più dure possibile che ci sono in commercio. Tiller, come abbiamo visto prima, inutile che ce lo leggiamo, perché tanto è esattamente quello che c'è scritto prima. E anche questo continua a scrivermi. Se no vi dico che arriviamo il metodo Oxfordiano, questo quindi si parte da macro area per arrivare piano piano, non lo sono inventato, fatto il metodo. Però posso chiedere ancora una cosa? Ora su Tiller, come hai detto, come c'è scritto, è quello che è il punto di vista più basso. Cioè, quindi vuol dire, io quando mi trovo la pennata, quando riesco a passarmi, quando il Tiller al massimo con il punto di fuoco, vuol dire che è il punto di così. Sì. Però diciamo c'è anche un impatto di giro, una cosa più grande. In partenza, cioè per esempio io un video come se tutto su tutto una barra, quando devi tirare con una piega, non va bene. Ma io non sono mai riuscito! Ma sono così scarso! Ma non sono mai riuscito! Ma com'è che tutti ci riescono? E io non ci riesco! Cioè non ci riesco! Cioè, cazzo, non ci riesco! Io sono fermo così, vado in ancoraggio e il mio arco non si muove! Hai visto? Sapenti che usava poco e sono segnati. Ma adesso hai visto che si è mosso? Sopra la testimone. No, ma no, perché voglio scoprire sta faccenda. Perché posso colpire in quel caso. È giusto. Non si è mosso? No. Tengo ancora più. Senta stringerlo. No. Orlo sempre azzeccato. Ha preso un paio di fratelli nuovi. Quindi li sta usando da 2 mesi. Da come
dipende l'arco, io dipendo di ma magari non è che fa stringhe. Sì, ma anche io ho detto, ma qualsiasi stringhe fa. Io ho detto, no, senza stringhe, mettilo bello sotto bocca. Ho provato tutte le misure, lo fa sempre. Testimone, i fettenti che hanno due mesi fanno un testimone di. No, secondo me c'è qualcos'altro anche così. La corda, quello sotto sarà 5 mm più di quello sopra. Cioè in quel caso vuol dire che. No, se sono flettenti economici, abbiamo già detto che con i flettenti economici possono succedere delle cose stranissime per quanto riguarda il loro utilizzo con lo string. Sono flettenti a 300 euro. Ah, beh, allora. Bene. Se mi lascia il testimone, poi una volta c'era un manuale a Spigarelli che diceva di mettere non so, un nastro carta sopra e sotto e vedere dove il testimone c'era, diciamo. Immediato, lui invece ha proprio marcato i flettenti, cioè quindi in quel caso il flettile non è posto, anche se è da zero, era zero, è proprio andare al contrario. Ma il punto di coppa quanto ce l'ha? Se non lo ricordo. O non preme bene sulla grippa. La spennata era giusto, ho fatto prova di spennata, era giusto. Il tiller deve evitare il movimento sul centro di massa della freccia. Ma questo lo fa già al punto di incocco, quindi o i flettenti hanno due potenze diverse, hanno sbagliato a mettere le etichette e hanno due potenze diverse, allora lì può essere tutto. Ma se i flettenti sono identici, è un problema o di pressione della grip, o di punto di incocco che non è stato misurato bene. Ma una volta che io premo appena sotto il punto pivot, tanto cioè il resto non è troppo messo in alto, ma è al punto giusto, e non faccio troppo string, uno string di 18 metri va più che bene, è il punto di incocco che deve lavorare. Il punto di incocco fa chiudere i flettenti in modo sincrono. Dico quello che dicevo, cioè ti ho chiesto. Ma dipende molto dall'arciere, non dipende dallo strumento. Quindi se l'arciere o prende troppo basso sulla grip o storge il polso in qualche modo, su una cera neofita io non ci farei tutte tante. Ma visto che io non ci credo a quelle cose, io adesso sto tirando l'olimpico, cosa ho fatto? Ho detto, lasciami provare anche su me. Io gioco sempre sull'olimpico, il classico, il vero cavo, che mi ha fatti dare su acqua e provi te, non è che fate. Ora che ho fatto adesso un nastro sui miei, ho provato, io sono flettenti su Luca, sono flettenti da due dire. Alla fine, qualche millimetro di differenza tra sopra e sotto l'ho misurato anche su me. Quindi voglio dire, in quel caso lì, tutte le mie convinzioni, tutti i manuali, sono alla fine che io trovavo sulla propria vita. Cioè, ma se la domanda finale è, se ho una marca più da riflettente, quindi è evidente, diversa da sopra e sotto, vuol dire che comunque lavorano diversi, giusto? Vabbè, lavorano diverse, ma comunque sarà sempre il punto di incocco che non farà ruotare la freccia. Io l'importanza che ho non è che tutti e due i flettenti devono marcare uguale, non mi interessa minimamente. A me l'interesse che ho io, arco olimpico, arco compao, arco globo, qualsiasi tipo di arco, è che la freccia esca dritta senza ruotare sul suo centro di massa. Punto. Stop. Io devo avere quello dei punti che Spigarelli si è inventato. Non mi interessano minimamente, non è che le voglio sentire. Non le voglio proprio sentire. Io voglio che la freccia vada dritta nel centro. Quella è l'unica prova che io posso fare. Lo faccio con la prova della carta. Non sono abbastanza bravo per fare la prova della carta, mi dimentico il problema tiller. Solo con la prova della carta? Certo, la prova della carta io faccio fotografie da 4 a 17 metri. Di 2 metri in 2 metri io so come vola la freccia. Stop. Non ci sono altri sistemi. Il mio sistema è definitivo. Ogni 3 metri, a 4, a 7, a 10, a 13, a 16 metri, io faccio la prova della carta e vedo il buco come la freccia va. Se è tutto un buco, perfetto. E solo poi la mia predisposizione mentale al tiro che fa sì che io faccia tutti 10 o non faccia tutti 10. Punto. Non mi interessa marca o non marca, la freccia deve uscire senza rotazione sul suo centro di massa. Poi io posso fare variazioni di tiller minime se vuole,
abbassare ancora un po' il punto di cocco. Voglio abbassare un po' il punto di cocco, di tanto. Ce l'ho già buttato, questo devo abbassare, basta. Va dritta la freccia, esce dritta. Diverso è se devo tirare 50 metri. 50 metri ho bisogno di fare il test della rosata. Io ho bisogno di fare la rosata a 50 metri. Allora lì devo lavorare sul center shot, devo lavorare su altri fattori che mi permettono di chiudere la rosata. Scusa, il test della cassa nel pittore non è efficiente in parte dal paradosso d'argento? No, assolutamente no. Questa è una leggenda. Non esitate di uccidere lo scodinzolino, assolutamente no, perché comunque nella carta entra scodinzolando, non entra per così. Noi abbiamo il problema della prova della carta, non è lo scodinzolino. Il problema della prova della carta, miei cari signori, è che entra così, o entra così, o entra così, o entra così. Indipendentemente di scodinzoli. Proprio così? Sono stato troppo duro con voi? No. Hai volte mi scappa. Poi mi telefona Gigi e mi dice ho mandato il modulo di soddisfatto rimborsati, ma ho detto che Berti al dietro la prima è stato tutto in rimborso. No, sto scherzando. Allora dobbiamo fare ancora questo, adesso parliamo effettivamente della messa a punto e andiamo al solo, quindi parleremo della messa a punto dei ragazzini, dei neofiti, parleremo dei medi e di più alto livello. Nei neofiti, nella serie della prima armi, la messa a punto è per forza di cose assolutamente basica, fino a che non si rientra nella definizione di arciere di media buona capacità. Quindi nessuna spendata e nessuna prova della carta, perché sarebbero incoerenti i risultati, no? La nostra rosata è talmente grande, come facciamo a sapere qual è quella giusta, destra, sinistra, alto, bassa, non si sa. È sufficiente acquistare frecce di spine statico adeguato alla potenza dell'arco e controllare il punto di cocco tirando 2 metri sul paglione, vedendo dove va la cocca, come abbiamo visto prima. Stop. A questo livello dobbiamo concentrarci solo sulla tecnica. Quindi esercizi, giochi, trovate voi un metodo adeguato. Cioè, i primi 20 minuti facciamo un po' di paglia, li mettiamo un po' ad occhi chiusi, le solite cose che comunque non fate mai, o comunque pochi fanno, e sono le cose che servono di più. Tutte le prove vanno effettuate con lo string della distanza dei 18 metri. Poi il perché ve l'ho già detto, ma l'ho scritto. Prendiamo per convenzione un arciere destro, posizioniamo circa 2 metri dal paglione nudo e tiriamo almeno 3 frecce spennate o impennate, tanto uguale, per mettere il punto di cocco in modo provvisorio. Poi posizioniamoci a una distanza corta, ma non più di 15 metri, non a 18, a non più, tirate un po' il paglione indietro, a 18 è troppo per un arco nudo e i risultati potrebbero essere incoerenti, davvero, a 18 metri è troppo, per la spennata devia troppo e può darvi addirittura risultati contrastanti, quindi a destra freccia rigida e viceversa, alla quale il raggruppamento risulti buono e costante. Iniziamo a tirare con le sole frecce impennate. Una volta raggruppata la rosata nel giallo, indurendo o ammorbidendo la molla, più morbida in rotazione al bottone, tiriamo almeno 3 frecce spennate. Cominciamo così, ok? Center shot standard. Se la freccia è in giusto spine per noi, mezzo giro di bottone ci sposta di un colore, ok? Quindi dal giallo passiamo al rosso, dal rosso al blu, dal blu al nero, ogni mezzo giro di bottone.
Giovanna. Dimmi. Una freccia impennata con punta a sinistra e con la destra, che è quindi una freccia morbida. Sì. Lavori sulla punta. Lo dico adesso, ti anticipo, la punta no. La punta non si cambia. Ahimè, purtroppo sì, se il peso in punta influisce troppo poco. Quindi ho la potenza dell'arco, se ho possibilità di variazione, se no. Certo, ma ci arriviamo a tutto, arriviamo a tutto. Arriviamo a tutto. Quindi, abbassare il punto di incocco, poi queste cose le sapete già. Siate pignoli in questa prova, provate e riprovate finché i risultati siano coerenti. Quindi anche se ci azzeccate al primo colpo, riprovate comunque, perché bisogna che siano più volte coerenti. Utilizziamo questa prova per determinare la corretta altezza del punto di incocco e per valutare se le aste sono giuste o meno per il nostro arco e per la nostra tecnica di tiro. Se le spennate andranno alte o basse, agiamo sull'altezza del punto di incocco, seguendo l'errore e ripetendo la prova fino a che non risulteranno all'altezza delle impennate. Non preoccupiamoci troppo in questo momento se le spennate sono laterali al centro. Regolando il punto di incocco vedrete che questo problema si attenuerà. Regolando poi la durezza della molla, le spennate devono rientrare dalle impennate senza che esse si spostino di molto dal centro. Non è detto, ma non agitiamoci. Se la rosata delle impennate si sposta troppo, non continuiamo oltre, se no costringeremo il bottone a un lavoro extra. In caso di freccia rigida con spennate a sinistra, condizione meno favorevole per l'appunto, proviamo ad aumentare la potenza dell'arco agendo sulla precarica fino a che le frecce non andranno a raggrupparsi insieme. In caso di freccia morbida con spennata destra, condizione più favorevole, tagliamo le aste di un centimetro alla volta fino a che lo span dinamico ottenuto non ci permetta di raggruppare impennate e spennate insieme. Ok? Meglio, lo dico. Oltre che poco significativo, è inutile variare il peso in punta delle frecce. Infatti, nella scelta della freccia giusta, abbiamo scelto anche il fuoco ottimale per il nostro tiro, quindi il peso della freccia. Da punta. Con l'arco nudo, attenzione, è preferibile una freccia leggermente morbida e non leggermente rigida, come si legge in tutti i manuali per l'arco olimpico, come siete abituati per l'arco olimpico. Ok, meglio una freccia leggermente morbida, che abbia più paradosso, meno interferenze. Scusa, siccome quando c'è la freccia rigida che deve essere rigida, la taglia, per provare prima ad ottimizzare tutto, aggiungere delle prove, allungare la freccia, tanto si può con un serio provare aggiungere fino a un centimetro. Sì, l'ho fatto anch'io, cioè, sono cazzato, lo so. No, tutti mi hanno detto come, però l'ho fatto. Non lo usare, però almeno capisci che era. Sì, però l'ho fatto pure io. Quindi. Anch'io taglio, mannaggia. Taglio troppo pure io. E una volta tagliata. Non è proprio regia. Non è proprio regia. Niente, l'ho fatto pure io. Se la rosata delle impennate si sposta troppo, non continua. L'ho già fatto così. Allora, questo è tatuato sul braccio del ricomponente. Tutti compagni, anche in macchina. Allora, se siamo di buona capacità vuol dire che non usciamo da 100 metri, no? Siamo già di buona capacità, siamo un 5,10, un 5,20 indro, no? Stiamo remando velocemente verso i 5,40.
Quindi possiamo provare a fare la prova della carta per vedere un po' meglio come funziona. Allora, prova della carta, lo vediamo qua. Questo disegnino ce l'avete, quindi freccia morbida, spostare il center shot a sinistra. Insomma, possiamo cominciare a provare a fare questo genere di cose. Tutte le prove vanno effettuate con lo string dei 18 metri. Poi c'è l'asterisco, poi spiego la fine. Se possibile, siate ancora più pignoli in questa prova. Provate e riprovate fino a che non siete sicuri di effettuare un duo rilascio, affinché i risultati siano coerenti. Test della carta a 4 metri, con controllo, eventuale modifica, punto di incocco, tiller, modifica spine in ambito delle frecce, variazione a potenza dell'arco, variazione del peso a punta, variazione lunghezza, freccia, cambio spine statico. Insomma, ce n'è di cose da controllare. Tiro tante frecce alla carta e poi vado a una cosa, volete fare una cosa difficile, è difficile. E molti non si iniziano neanche, perché se i risultati non sono coerenti alla fine si perdono, perché alla fine una volta c'ho lo strappo a sinistra, una volta c'ho lo strappo a destra, una volta tocco qualcosa e funziona al contrario, impazzisco. Infatti, guarda, dico, è così. Nel 90% dei casi, perché qua bisogna essere un 5-20 per fare la cosa. C'è niente da fare. Però qua, insomma, capisci che hai la freccia giusta. Lo capisci solo quando vai alla carta. Ovviamente poi lo fai a 6 metri e poi lo fai a 10 metri. Io lo faccio poi anche a 13, a 17, o a 14, a 17, io voglio vedere. Ovvio che poi a 17 metri, cioè a un metro dal paglione, io dovrò tutte le mie frecce che tiro 12 frecce e devo avere 12 punte di spillo. E faccio le stesse cose, se non mi torna qualcosa, ritorno a 4 metri e lì rinnovo di nuovo trichetta. Però è logico che questa attività di messa a punto è assolutamente va fatta se io sono ripetitivo nel tiro. Se ho un tiro 5-20, lindo. Allora, sono ripetitivo nel tiro, posso andare a fare. È una cosa che fa l'arco olimpico questa, che l'arco olimpico è molto più ripetitivo nel tiro perché ha tutti gli accessori che gli rendono possibile essere ripetitivo nel tiro. Quindi normalmente nel 90, come dice giustamente il mio amico, giustamente nel 95% dei casi ci fermiamo alla spennata, non andiamo a cercare Cerone. Se arrivano le classifiche, il 90% fanno da 4,190. Però ovviamente voi dovete sapere come funziona. Da 10 a 18 metri il foro deve essere perfetto. Per interpretare correttamente la prova della carta dobbiamo essere certi che non vi siano interferenze fra frecce e arco. Una buona idea è quella di usare lo smacchiatore tipo via va, che i compondisti c'hanno la confezione da 10 sempre in valigia, irrorare con parsimonia la zona della finestra del riser dove passa la freccia. Se ci sono segni profondi dobbiamo agire sulla rigidità della freccia, se i segni sono leggeri basterà ruotare la cocca. Nessuno, anche se l'hanno insegnato al corso, perché anche voi avete fatto un corso di tiro all'arco, no? E vi hanno insegnato che c'è la freccia in indice. La lettera indice. Nessuno al mondo ha mai detto che debba esserci la lettera indice. Quindi la lettera che potete mettere come volete. È assolutamente ininfluente come è posizionata la lettera. Se la freccia è a punto, anche perché quando arriva lì, guarda un po', è ruotata quel tanto che sicuramente è sbagliata. Quindi se la mettete sbagliata avete molto più probabilità che la freccia arrivi con la penna indice giusta. Non so se mi sono spiegato. Se noi mettiamo la freccia, quando incocchiamo mettiamo la freccia indice da questa parte, ok? Ma quando tiriamo la freccia indice va qua,
quando parte la freccia ruota, e quindi quando arriva qua non arriva di sicuro in quel modo, di sicuro. Quindi è molto meglio se la mettete in qualsiasi altra posizione e avete più probabilità che arrivi con la freccia indice. Io sono molto... Quindi ruotiamo tranquillamente di un quarto di giro. Ah, ma poi la freccia indice non è più nel suo posto giusto. Ok, di un quarto di giro. I compound come fanno a misurare lo spagno radiale? Io ho visto che impazziscono. Impazziscono. Te la fai con la prova lì? Più o meno. Ma no, sì. Ma non un quarto di giro. Tiro 10 frecce e poi un millimetro. 10 frecce, un altro millimetro. Ma è pazzesco. Io faccio un quarto. Messa a punto fine per ottenere la migliore orata. Devo sapere anche se cosa, no? Una cosa che normalmente l'arco olimpico la fa un giorno più, un giorno no. Il compound un'ora sì, un'ora no. Gare indoor e 3D, testi messi a punto fine per ottimizzare la rosata di 18 metri, piccole variazioni di punto di incocco brace. La rosata comanda anche con un po' di rumore in più. Ok? Quindi proprio faccio ogni tanto, faccio questa prova per vedere se migliora qualcosa o meno. Perché c'è niente da fare, variamo noi. Il nostro umore fa variare, abbiamo bisticciato con la moglie e lo spine dinamico è andato a farsi benedire. Ahimè sì. Sì. Funziona così. Tu cambi il brace o la moglie? No, scusa, non c'è un microfono. Mamma. Altre field, testi messi a punto fine per ottimizzare center shot e durata della molla del bottone da 5 a 50 metri. Vedi articolo esaustivo su arco, ma vi faccio poi vedere come. Perché nell'altre field, qual è il nostro problema? Una volta abbiamo già la messa a punto, tutto funziona alla perfezione, però tiriamo sul bidocchio a 5 metri, 6, benissimo. Andiamo a 50 metri, miriamo nel giallo, pam, due a destra, pam, due a destra, pam, due a destra. Che sta succedendo? Torno a 5 metri, 6, ando a 50 metri, due a destra. E no, non va bene, cioè io devo fare 6, devo stare dritto a 50 metri e dritto a 5 metri. Allora cosa faccio? Utilizzo... Ottimizzo center shot e bottone, perché da ripetute osservazioni, uso frequentemente questa parola ripetute osservazioni, perché non c'è un modello matematico di cosa stiamo dicendo. Arcieri evoluti hanno riportato le loro impressioni e queste sono diventate bomba, teorie sui libri, ma non c'è dietro un metodo scientifico. Sono ripetute osservazioni. In quel caso rientri col center shot? Rientro col center shot, perché il center shot lavora bene alle lunghe distanze e il bottone alle corte. Quindi io devo trick, trovare il compromesso giusto che mi faccia stare dritto. Attenzione però, io devo avere la cocca, quando tiro, la cocca non distante dall'occhio. Cioè non posso averla qua, perché no, sicuramente avrò una distanza giusta, ma tutte le altre sbagliate. Quindi devo fare attenzione ad avere comunque nell'occhio, non nella pupilla. Non andiamo a cercarci, però deve essere comunque all'altezza dell'occhio, tutto l'occhio. Allora posso fare questa messa a punto e si fa. Si fa abbastanza bene, non c'è grossi problemi, variando il center shot. Quindi se io ad esempio sono a sinistra a 50 metri, sono a destra a 50 metri, esco un pochettino di center shot. Poi vado a 20 metri e vedo cosa succede, e magari ammorbidisco il bottone. E quindi faccio molla center shot finché non ho tutto a posto.
adesso non 5,50, mi accontento di fare 20,40, perché di sicuro sotto i 20 metri cambia poco, ci prendo sempre. Da 20 a 50 invece ho bisogno di lavorare, di mettere a posto la situazione, di stare il più dritto possibile. Mi sono perso un attimo con la poca vicino all'occhio. Sì, ho bisogno di avere la tocca sull'occhio quando tiro. Ah, in asse all'occhio, dove tiro con la punta, perché sennò avrei un incrocio. Sì, chiaro. Deve essere più allineata con l'occhio. Nei 50 metri ovviamente la messa a punto deve essere a 50 metri con il cocco breccia dove sta la mano. Eventualmente posso aumentare un pochettino il fuoco a 50 metri, perché non mi interessano le corte distanze, quindi sbanderà leggermente, perché aumenta il paradosso, sbanderà la vettura, sbandare anche fino a 15 metri, ma aumenterò la rosata a 50. Chiuderò un pochettino di più, forse, però è una prova che possiamo fare, aumentare un po' il peso in punta. Quindi se magari abbiamo la punta a 90 gradi, possiamo usare la punta da 100, 110 e vedere se chiudo di più la rosata. L'importante, ovviamente, prima di ogni prova prendiamo nota, scriviamo cosa si fa, che risultato si ottiene, per poter ritornare facilmente nella migliore posizione che avevamo prima. Non lo facciamo mai, quindi siamo sempre lì a rincorrerci, non lo faccio neanche io. La prima l'ho fatto una volta sola, la prima, poi non l'ho fatto. Ed è molto male. Qua purtroppo qualcuno ci rimarrà male. La camminata o prova dell'uno, qualunque essa sia, sapete cos'è la camminata? Si torna indietro di 5 metri, 5 metri. È inutile, fuorviante, non dà risultati coerenti per nessun tipo di arco. Anche per l'Olimpia. Anche per l'Olimpia. La camminata fu inventata da un tale Roy Matthews, un buon arciere degli anni 80, fatto il mondiale a puntata, e non funzionava neppure a lui. C'entra qualcosa con l'arco? No, sono non modi mia. C'entra qualcosa con i Matthews? No, un americano. Perché cosa ha fatto questo Roy? Cosa ha fatto? Aveva l'arco perfettamente a punto, quindi tirava alla perfezione il fita da 90 a 30 metri in modo perfetto. Adesso gli viene in mente di toccarlo. Gli viene in mente di toccarlo. Adesso facciamo qua una prova. Lo facciamo tutti. Avvito tutto il bottone e vediamo cosa succede a 30, 50, 70, 90. Ha visto che col bottone tutto chiuso, con la mamma che non lavora. Sì, ovviamente cosa succedeva? Che alle porte era tutto a sinistra e man mano andava a destra. Poi ha fatto al contrario e poi ha fatto provato col center shot. E col center shot solo a 50 metri gli veniva una pancia. Da lì ha scritto un articolo, ho fatto queste prove, no, è vero questo, ho fatto queste prove e ho ottenuto questi risultati. Da quest'articolo ne hanno preso spunto le guide di tiro con l'arco, scrivendo: per ottenere i risultati ottimali dovete fare questo test. Esatto, ma è un qui pro quo, è un lapsus questo qua, è un qui pro quo, perché qua non è successo il contrario, l'arco era già a posto, non è che l'ha messo a punto, l'ha starato per vedere cosa succedeva a starato, ma non è mica detto che tutti gli archi starati del mondo si mettono a posto in questo modo, il suo è proprio così. Questo che mi serve di lezione, perché sono da ripetute osservazioni, siamo passati alla singola osservazione e ne abbiamo fatto legge. Il controllo dello spine radiale delle aste per arco nudo è pressoché inutile, poiché l'errore provocato ovviamente è troppo piccolo per la precisione del tiro, quindi non siamo in grado di interpretarlo. In ogni caso, come ho detto prima, non compriamo frecce troppo economiche, abbiamo levato.
che spendiamo questi 7 euro, 8 euro a freccia, in conclusione, prima di effettuare qualsiasi messa a punto non dimenticate ovviamente un buon riscaldamento muscolare, alleniamoci per regolarità e impariamo la tecnica corretta. Non esistono modelli teorici che spiegano scientificamente la messa a punto, qualunque essa sia. Utilizziamo modelli sperimentali di altri arcieri che mediamente funzionano abbastanza bene. La prova delle spennate, pure la prova delle spennate, è molto controversa, è molto controversa. È stata sviluppata da questo Edward Ellison nel 72 e ha detto dello stesso autore, non sempre attendibile, in alcune occasioni dà addirittura risultati opposti, specialmente negli archi senza bottone, nei lomboi, nei ricurvi, dà tranquillamente risultati opposti. Quindi l'asta rigida, la spennata rigida va a destra, la spennata morbida va a sinistra, dove non abbiamo bottone, nei lomboi, negli archi tradizionali. La prova della carta invece è stata sviluppata ancora prima. Larry Wise nei suoi libri la considera la più facile e di sicura interpretazione. Larry Wise, chi è? Top. Larry Wise è il più grande teorico compound vivente. Ha scritto migliaia di libri, di cui uno vi invito a leggerlo, Vincere col compound. Perché anche per l'arco nudo è veramente una lettura interessante. Ok? Ed è Larry Wise, oltre ad essere stato un grande tiratore, ma soprattutto un grande teorico, un grande curioso di tutte del sistema arco. E sul compound possiamo tirare fuori un minimo di modello matematico. Un minimo. La messa a punto per arco nudo assume, quindi, alla fine della fiera, assume grande importanza solo per arcieri di media e buona capacità. Però è importante la messa a punto, eh? Se siete arcieri buoni vi accorgerete, e io me ne accorgo, che c'è uno scalino. Se io faccio scattare questo scalino ho grande facilità nella mia performance. Se sono sotto quello scalino anche io devo sottostare, ahimè, a una rodata più larga. Però quantifica in un indoor, tu hai fatto 5,50, stai facendo intorno ai 5,50 in questo periodo, se tu prendi un arco, te lo faccio una messa a punto io, base, standard, di quanto scendi da 5,50? L'ho fatto perché negli indoor outdoor di Carrasco ho tirato con l'arco scuola. Ho tirato con l'arco scuola, ho fatto anche un antelefilm con l'arco scuola, c'è il video, mi sono riportato, era ben carino da vedere, e un antelefilm con l'arco scuola ho fatto 285 punti e l'indoor con l'arco scuola ho fatto 520. Arco bottone? No, niente, l'arco scuola. No, l'arco scuola, il più sgarbo che c'è. Qual è il più sgarbo che c'è? Il Ragin, 33 euro il riser, 34 euro i flettenti. Mi hai fatto 5,20. 5,20 e 2,85 l'anterefield, ma attenzione, perché? A camere. Perché ai pidocchi ho fatto 9. Cioè, string, l'apocalisse. Poi dopo che ho pensato di contromirare ho fatto meglio. Disastro. In compenso il 60-40 ha fatto 14. No, 60 no. Sì, sì. 60-40. Ah, 60 cosa? Sì, visuale da 60-40. Scusate il gergo tecnico, tra di noi ci può anche stare, no? Perché quello scegliamo per il film. Allora, finiamo qua, poi magari facciamo due chiacchiere su questo. Per gli arcieri di alto livello, allora, per i neofiti ha poca importanza e molto spesso è un influente proviano, punto.
per i pochi arcieri di alto livello, quelli che sono in grado di fare 5,60 indoor, 3,50 andare field, 4,63 D e 6,50-50 metri, che si contano, ce ne saranno quanti, 5-6 in Italia. Contano solo le prove di rosata e la loro fine percezione e attitudine mentale al problem solving. Cioè, sanno, hanno una forte propriocezione, sanno come stanno tirando e cosa sta avvenendo. Questo gli arcieri di alto livello sanno nella messa a punto. Non si preoccupano troppo dei dati oggettivi, ma della fine percezione che hanno nel loro tiro. La messa a punto non è mai definitiva. Noi cambiamo, il nostro corpo cambia, il nostro umore cambia. E insieme ad altri elementi umani fanno variare la messa a punto iniziale. Il setup si controlla in modo regolare. Non è mai definitivo, mai. Da tenere sempre presente quando l'imperfezione dell'arciere è superiore all'imperfezione del materiale, ovviamente l'imperfezione del materiale è irrilevante. Questa è la mia interpretazione, condivisa da tanti campioni con cui mi sono relazionato, però è da tenere come modello di partenza e non come ovviamente una traccia da seguire, ma ovviamente con gran salis, se non quella lista cronologica, perché ripetute osservazioni hanno stabilito che è la migliore in assoluto. Bottone di pressione, vediamo il bottone di pressione che vi avevo promesso che ne parlavamo alla fine della fiera. Il bottone fu inventato da un certo, anzi se lo contendono a dire la verità l'invenzione, se lo contengono questo Norman Pitt e Vic Berger. Diciamo che qua in Europa è più Vic Berger che ha inventato il bottone, anche perché tempo fa, negli anni 90, si chiamava solo Berger, non si chiamava neanche bottone. Dice il Berger l'hai comprato, diceva così. Hai comprato il Berger? Che Berger hai comprato? L'hai comprato buono. Il bottone di pressione ha due funzioni. Innanzitutto serve per ottenere il giusto center shot. In secondo luogo aiuta a correggere alcuni dei piccoli errori di rilascio che commettiamo durante l'esecuzione del tiro. Questo viene fatto in modo più efficiente quando la tensione della molla è impostata correttamente, creando così una configurazione meno critica e molto tollerante. Un bottone però non è una cura. Faccio una premessa, il bottone non serve per correggere un errore di progettazione della freccia. Se avete comprato una freccia di spine sbagliato o se l'avete tagliata troppo corta, non sperate che il bottone vi venga incontro. Il bottone per l'appunto serve a compensare soprattutto l'errore di un cattivo rilascio. Eccolo qua. E qui vediamo un grafico interessante che non è altro che il K delle bolle. Il K è il coefficiente di tensione delle molle. E da lì vediamo quanti newton su metro servono per la compressione di questa molla. E da lì, da questo grafico, ci aiuta nella regolazione. Come lo interpretiamo? Così. Una molla, così, vi fate la cultura anche sulla un po' di fisica, non fa male. Una molla è caratterizzata dalla costante elastica K. Maggiore la K, maggiore sarà la durezza della molla. Nella confezione di un bottone biter si trovano tre tipi di molle con fattore di elasticità K0,45, K0,06 e K0,07. Il fattore K è espresso in newton su metro. Se K è piccolo, per ottenere una certa deformazione della molla basterà una forza piccola. Se invece K è grande, per ottenere la stessa deformazione bisognerà ricorrere a una forza grande. Forse vi siete domandati cosa serve conoscere la corrispondenza tra la scala del vostro bottone e la resistenza espressa in newton. Osservazioni ripetute hanno portato ad affermare che la molla del bottone deve essere tarata per una freccia di spine corretto fra 8 e 10 grammi per libra.
del vostro lungo e vediamo dove andiamo a parare. Sapendo che un corpo, qua siamo nella fisica, sapendo che un corpo con massa di 102 grammi, la Terra esercita una forza di un newton, e sapendo per esempio che il mio arco ha un vibraggio di 40 libbre, devo tarare il bottone fra 32, 40 e 400 grammi, 8-10 grammi per litro. Quindi fra 3,2 e 4 newton all'incirca, all'incirca, però poca differenza. Sulla figura vado a cercare questo valore e trovo che devo usare la molla morbida con la scala del bottone posizionata fra 5 e 6. Ok, fra 5 e 6, qua così. In pratica la molla dura non sarà mai usata, la molla media servirà al di là della manespoli. Neanche Nespoli usa la molla dura, quindi boh, sappiate che neanche Nespoli usa la molla dura. Poi solo eliminarla direttamente dalla confezione. Ma sì, ma perché una volta facciamo 100 libri. Nella stragrande maggioranza dei casi si userà la molla morbida posizionata più o meno a metà, tra 4 e 10. Il bottone Berger interviene efficacemente se è più duro di 200 grammi e meno duro di 700. Se ha un accorciamento minimo di 1,5 mm, massimo di 3. Altrimenti è inefficace, deleterio magari no, però inefficace di sicuro. No. Non fa il suo lavoro, quindi se rilasciate male farà male alla freccia anziché fare bene. Vediamo il bottone, questo è un Berger normale, vediamo un po' di farlo partire, un rest normale. Ecco che è partito, ecco che ha rimbalzato, vedete come l'ha mandato in alto, e questo vuol dire che abbiamo un incocco troppo alto. Vediamo un incocco basso. Questo è Seimandi. Vediamo che sta per rilasciare, così vediamo il doppio angolo. Ecco che ha appena rilasciato, però la corda, vediamo, la corda è ancora col doppio con l'angolo sulle dita. Ecco che si sta chiudendo, guardate come si sta già alzando la cocca. Ecco che si chiude sul secondo angolo. Avete visto che sberla che ha piantato? C'aveva letto più avanti delle tue. Può essere. Ah, qua che qua avete anche il inserito anche come fare la messa a punto per andare a. Ad esempio, se a 20 metri siete nel centro, ma a 40 metri siete tutta a destra, che fate? Tirate fuori il center shot fino a che la distanza di 40 metri le frecce non rientrano. Quindi spingo il center shot in avanti, poi vado a 25 metri o 20 metri che sia e ammorbidisco la molla. Scusa, io ho notato tanti tiratori a crudo che quando per esempio sono in data vedono che le frecce vanno tutte a destra o a sinistra e danno, induriscono o ammorbidiscono la molla. Fa benissimo. È giusto? Sì. Ma perché è giusto? Hai fatto bene a farmi questa domanda, me l'aspettavo prima. Perché è giusto? Allora, normalmente anche istruttori di alto rango, anche istruttori di alto rango, dicono esattamente il contrario. Dicono il bottone non si tocca. Dicono il bottone, e invece assolutamente no. Ma perché no? Perché no? Perché se mi vanno a destra, succede nell'arco nudo, solo nell'arco nudo succede, sto variando lo spine dinamico, devo variare la messa a punto, la mia messa a punto è che la freccia va nel 10, non va nel 10,
e la mia forma di tiro non è variata. Sto variando lo spine dinamico in qualche modo. Devo variare la mia messa a punto. Vario il bottone. È così difficile da capire? Non è difficile da capire. È molto semplice. Perché do un giro di bottone per far rientrare le frecce nel centro? Perché in quel momento sto variando lo spine dinamico della freccia e quindi dovrò variare la messa a punto. No, la messa a punto l'hai fatta e non devi più cambiarla. Allora come faccio a fare centro? Contro miro? No, mi arrabbio, perché? Secondo tecnici che hai menzionato, sposti la corda, traguardare la corda. Ma diamo i numeri? L'ho detto io. Ma io dico, diamo i numeri? Io non so fare campione sto lavoro. Ma certo, ma tutti, nessuno escluso. Eppure tecnici ancora oggi si infervorano su questo punto. Non devi toccare il bottone. Ma come non devo toccare il bottone? Tocco il bottone perché ho variato lo spine dinamico e quindi mi devo rimettere in linea. Non sto variando la diodra del mirino, sto variando la diodra perché cavolo ne so perché lo sto variando, non lo so, ma sono in gara, non devo sprecare neanche una freccia, ma neanche una. Ma mi devo mettere a cambiare la proiezione della corda. Ma quale proiezione della corda? Dove c'è la proiezione della corda? Che non ho neanche la proiezione della corda. Infatti intanto mi scappo un po' perché trovo dei ragazzi che hanno il bottone fissato, che non perché sono fissato, perché non va neanche di fare così, no, devi tenere le volte. Pensa che le mente le abbiamo. Cosa fai? No, ma bene per me. Continua altri vent'anni. No, ma quella gente lì va bene per il 3D, va bene quando devi parlare con Lazzaroni, va bene quando devi parlare con quell'altro là, con Arca, Vincenzo Arca, li voglio bene, è un bravo ragazzo, li voglio bene, però quando devi parlare, che ne so, con Faretti, li puoi partire, è perfetto. Mi sono infervorato troppo? Volete dire? No. Va bene, mi scappa. No, perché questa è una cosa qui. Siccome arriva da un pulpito. Intanto l'ha proprio preso. Intanto. Tiro olimpico, no? Ho mai tirato arcoluto dalla tua vita, cazzo, porca trottola! Non ne sai niente di arcoluto, che cazzo non. No, ma l'arco olimpico. Non so se avete capito il concetto, perché è molto importante, ci tengo. Se ho fatto tutta la messa a punto e faccio almeno 5-20 e sono un discreto tiratore arcoluto e a 18 metri vado abbastanza nel rosso, nel giallo, insomma faccio lì 2500-520 punti. A un certo punto vado in gara e le mie frecce di prova raggruppano tutte a destra e tutto il bottone. Perché raggruppano tutte a destra? Raggruppano tutte a destra per una miriade di motivi. Tra cui il motivo principale è che sto per un motivo di luce, di posizione. Ho variato lo spine dinamico delle frecce e le frecce si sono tutte ammorbidite o tutte irrigidite, anzi tutte irrigidite di seconda a destra. Lo spine dinamico è variato. Allora, se lo spine dinamico è variato, vario la mia messa a punto. Subito, tranquillamente. Non sto a fare altre prove. Succede in allenamento, può essere diverso in allenamento, cerco di capire se la mia forma di tiro è variata. E magari posso continuare a fare tira rosata a destra, ma per se tutta la serata faccio rosata a destra, vuol dire che è definitivo, il mio spine dinamico è quello e quindi tornerò
darò un giro di bottone, come se stessi facendo la messa a punto, e il giorno dopo vediamo che succederà. Ma in gara non spreco neanche una freccia, ma neanche una. Prima freccia va nel blu a destra e capita, mezzo giro e vediamo dove va la seconda, se sono le frecce di prova. Se sono le frecce di gara e le frecce di prova sono tutte giuste, ho fatto una cazzata, non tocco il bottone. Vediamo la seconda, almeno una controprova la posso fare. Sono stato abbastanza chiaro su questo punto? Poi l'arco va in mare. Vabbè, quindi, però torno a 20 metri, no, cavoli, a 20 metri vanno tutte a sinistra. Cosa faccio? Ammorbidisco la molla e poi riprovo. E così tric, finché non è tutto a posto. Ovviamente anche i fattori contrari uguali. Non faccio altro che indurire o ammorbidire, rientrare col sentaciuto, finché trovo il giusto compromesso affinché io ho tutto in campo. Quindi il compromesso tra sentaciuto e morto. Esatto, ma perché ripetute osservazioni hanno stabilito che il sentaciuto muove la freccia alle lunghe distanze e la molla del bottone le muove di più le corde. Allora io devo poi trovare una giusta impostazione. Ovviamente sempre che il sentashot sia reale e non si adatta a tutte le situazioni, perché ricordiamoci che devo avere sempre la freccia in spine dinamico giusto, e allora funziona. Ma se la mia freccia è già lì al limite, potrebbe esserci dei risultati incoerenti. Ma non è una scienza esatta. Vediamo che questo è bello da vedere. Scelta della freccia, domani se lo spieghi. No, a parte che l'ho già spiegato, ma... No, nel senso che... Ecco, vedete la prima piega? Sì. Non ne possiamo parlare adesso, abbiamo ancora un po' di tempo. No, non c'è più tempo. Mica troppo. Mica troppo, no, non abbiamo più. Domani mattina. Vedete la prima piega, data dal center shot? Quindi ha fatto la prima piega sul bottone, il bottone ha fatto il suo lavoro e ora il paradosso dell'arciere è giusto. Quindi agendo sulla molla del bottone non faccio altro che diminuire o aumentare il paradosso dell'arciere, che non è altro che il setup della freccia. Magari quel giorno lì c'è un rilascio troppo rigido o troppo morbido e mi varia il tiro, e vedete che arrivato nei pressi del bottone ruota intorno al bottone, intorno al resto, e va una freccia perfettamente a punto. Vedete, sta facendo la seconda curva e la cocca, le alette sono a un centimetro e mezzo dal bottone. La messa a punto è questa, una perfetta messa a punto. Grazie per l'attenzione. Grazie.